per l'occhiale un po' così incerottato che rende molta simpatia. Ci salutano le tortore e Star Coming! E vedete che qua, sempre al parco, con queste pigne meravigliose, ma anche qua con i pini e tanta fauna. Partiamo sempre di corsa, senza sostegni. E quindi abbiamo detto, questo è il video dei capisaldi, al parco vicino agli alberi. Me, to, do, so, ste, gni, bibi. Allora, quindi in attesa che ci diano, in attesa di organizzarci con i volontari nei parchi e nelle pinete, noi partiamo con le dirette Facebook o comunque video YouTube, così voi, i volenterosi, quelli che hanno iniziato a crederci 10 anni fa, 8 anni fa, 5 anni fa, 3 anni fa, l'anno scorso, 3 mesi fa, right now, e si mettono al parco e tutti i giorni, non hai tempo, oggi non lo so, sempre dico un minuto però quello lo fai, Steffi God 76 mentality. Questo è l'unico cambiamento possibile, quindi agire sul vostro spirito. Senza la forza dello spirito, nulla è senza colpa. E quindi dovete agire nel vostro spirito. Voi siete uno spirito in un corpo di carne. Ma siete uno spirito e quello dovete, allenare. Come on. Quindi i 3 esercizi fondamentali li avevo già illustrati, però di corsa adesso facciamo un po' meglio, un po' meglio. Allora, preghiere sempre in cuffie, o coroncina dei 7 doni, o litanie, o meditazioni. Le meditazioni, insomma, alternatele, ce ne sono diverse. Questo è il metodo. Abbiamo detto first riscaldamento, poi voi con i vostri tablet in attesa di volontari, di volontari volenterosi del Wellness Qigong. Eccoci qua. Riscaldamento. Riscaldamento. Quindi potete fare sia una corsetta e sia lo skip sul posto che adesso vi mostro. Allora arrivo arrivo, non riesco a fissarlo. Vediamo. Allora ecco così, forse. Nemmeno così. E allora qua sto cercando di fissarlo. Vediamo, vediamo un po'. Eccolo qua. Lo skip sul posto per riscaldarsi. Mi si vede, vero? Mi si vede, no? Mi si vede. Lo skip sul posto.
E quindi ovviamente d'inverno un po' più che d'estate, solitamente un riscaldamento 3-5 minuti è più che sufficiente. Stiamo parlando di Wellness Qigong, il mio metodo, non parlo di sport o discipline sportive, sto parlando Wellness Qigong, salute, benessere psicofisico, Saint Spirit Temple è il tempio, il vostro tempio, tempio della salvezza. E qui, 3-5 minuti. Allora, abbiamo detto, ovviamente 3-5 minuti. Io per questione di tempo, abbiamo detto. Quindi se mi si vede meglio, mi si vede meglio. E quindi credo di averli già messi. Forse di corsa, sì. Forse di corsa, l'avevo già messo, no? Il riscaldamento è se... Abbiamo un telespettatore. Il riscaldamento è sempre d'obbligo. Quindi sempre di corsa. Allora, vedete, questo fatelo sempre. Quindi togliere l'energia che ristagna nelle articolazioni. Quindi è un riscaldamento generale, è un riscaldamento di articolazioni, right? Eccolo qua. Anche insomma, se si ha poco tempo, si può fare tutti i giorni. È molto molto importante riscaldare le articolazioni. Ci si solleva in sicurezza. Eccolo qua, quindi. Allora, per i ragazzi, seguite Steffi, che ve lo alimento io il tempio. Allora, andiamo. Qua abbiamo detto, no? Abbiamo detto. Eccolo qua, abbiamo detto così. Poi mi metto così, eccoci qua. Ok, abbiamo detto, no? Save the date, quindi se agosto ne ha 31, oggi è 31, altrimenti è 1. E save the date perché insomma spingeremo veramente il cambiamento, spingeremo l'unico cambiamento in meglio, l'unico rinnovamento, che è questo. È una parte, poi c'è tutto il metodo, la base, diciamo la base. Quindi siamo in sicurezza, finiamo le articolazioni, ricordate, e quindi anche questo è importante. Importante. Importante, il diaframma deve essere libero, sciolto, sbloccato. E quindi se nella colonna si accumulano e si ristagnano tutte le emozioni negative, è il diaframma che se non è sbloccato a dovere, non riuscite a liberarvi delle emozioni negative e a trasformarle in amore. A fare tutto col cuore. Quindi potete fare anche le caviglie se avete tempo.
E quindi il collo è fondamentale, collo tutti i giorni, questo l'avevo già messo. Fanno tutti silenzi e sono tutti entusiasti quando cercano di rubarmi la sapienza senza darmi niente in cambio. Allora, abbiamo riscaldato abbastanza un po' la colonna. La colonna prima così, ecco, questo forse non ve l'avevo. Eccolo qua. Questo qua. E quindi la colonna è il fulcro della salute. Quindi la colonna, questa è una posizione yoga molto potente, conoscete, no? Toccate solitamente così, no? Andiamo qua. Piano con l'attenzione. Ora quando rialzatevi piano piano. Qua. Sempre sulla colonna, ricordate respirare con la pancia, col pancino. Quindi sempre respirare con la pancia, movimenti lenti, occhi chiusi, la lingua deve toccare il palato, la lingua è un interruttore. I più volenterosi aventi fede riusciranno a essere costanti e perseveranti nella fede. Ok, c'è questo. C'è questo.
ricordate di scuotere gli organi. Molto importante scuotere gli organi perché è lì che dovete trasformare, che si accumulano le emozioni negative e quindi più in là imparerete a trasformarle tutte in amore, perché è solo col cuore che si vede, solo col cuore. Allora, sinistro, left. Ok, questo ricordate, aggiungete se avete tempo o di allungamento, fatelo sempre. Fatelo sempre, i meridiani e i chakra devono essere sempre liberi. E poi c'è l'esercizio base che non è squat. Posizione mezzo squat, ma è un semi squat Qigong. Ed eccolo qua. Allora, sto pantalone. Vi ho dato anche la dritta sotto il piede. Sempre con la pancia. Semi squat. E quindi respirazione sempre con la pancia, quindi respirare basso. E quindi oh, po, po, po. Buttare letteralmente dicendo e parlando buttare fuori stress pensieri in eccesso emozioni negative, quello è un percorso più più complesso, che ci vuole più tempo, so, il termine esatto più lungo nel tempo, più complesso, ci vuole più tempo, e liberarsi comunque dallo stress, è molto utile questo a livello sociale, quindi una persona ti ha tamponato da dietro, no? Con un SUV e ti ha spaccato il parabrezza e invece di menargli le mani, ecco, se fate questi esercizi, intanto riesci tu a evitare l'incidente e lui riesce a evitare di andarti addosso. Quindi due picciotte con una fava e due picciotte. Picciocche, cosa ho detto? Picciocche, picciotte, piccioncine, due piccioncine con una fava e
poi è per la vostra salute, quindi abbiamo detto tensioni, stress, pensieri in eccesso, emozioni negative. È una base, però è un esercizio molto efficace. Fatto tutti i giorni aiuta molto. Vai! Gli occhi chiusi, visualizzate che buttate fuori. Terminate con una meditazione. Eccoci, quindi se terminate con una meditazione, poi sarò più preciso, abbiamo un telespettatore, inviamo un saluto. Quindi terminando con una meditazione, avrete comunque un metodo, insomma. Insomma, abbastanza completo, abbastanza veloce, avendo più tempo, ovviamente si insiste e si cresce. Ecco l'altra parola, si cresce. E quindi invito quindi per chi ancora non lo sta facendo, a prescindere che siamo in agosto, lo so benissimo che in agosto ci si rilassa e noi abbiamo questa pressione, insomma, delle elezioni in United States che ci sono ogni 4 anni e che ovviamente sono importanti per tutti noi in tutto il mondo. Ovviamente è proprio lì che ci sono multinazionali, sapete, del farmaco e tutto quello che gli gira intorno, che ci boicottano in maniera, che ci boicottano in maniera il metodo per ovvi motivi di potere e di interessi economici. E sono contento di averlo fatto. Comunque partiamo. Vi aspettiamo nei parchi tutti i giorni. Avete un ritaglio di tempo e si va al parco. Non è noioso, perché bisogna avere la fede prima, poi il divertimento viene dopo. Ovviamente non è in questi esercizi, non è nel metodo, ma è in tante altre attività. Special thanks, grazie del supporto fiducioso di riempire Parchi e Pinete e darvi questo dono della salute, che è la cosa più importante. Ecco, quando mi vedete felice, nonostante tutto quello che mi hanno distrutto, che mi hanno rubato, bambini compresi, prolifere, che non ho mai conosciuto, sono felice perché ho la salute, la cosa più preziosa.
La rabbia, cerco, la trasformo la rabbia in amore e energia, e quindi per fare sempre il massimo. Va bene? A posto? Forza e coraggio!